Salve ragazzi e benvenuti su Minecraft! No, non si chiama così. Innanzitutto, devo partire col dire che sarà una serie in survival. E niente, direi che non c'è nulla da aggiungere, quindi possiamo cominciare con la nostra avventura. Dove sono? Oh, c'è una grotta qui. Forse non mi conviene entrare. Oh, luce. Bene, la prima cosa da fare sempre è iniziare col legno. Il legno è la cosa più importante. Ok. La fisica non c'è. Prima ci prendiamo il legno, prima siamo capaci di farci una capanna per sopravvivere questa notte. La mia idea è costruire una casa da qualche parte. Cominciamo da quello, poi con calma faremo il resto. Prendiamo questo. Fabbrichiamo un po' di cose col nostro fantastico banco da lavoro. Noi andiamo a creare. Cosa devo creare? Ah sì, un'ascia. Non ci facciamo mancare niente. E ora questo ce lo portiamo indietro. Così non dico che cambi molto, però almeno un po' più veloce lo siamo. Beh, oh sì, queste cose sono molto utili. Una mela. E anche in questo gameplay non si muore di fame. È ancora presto per dirlo. Che bello questo posto. Ma c'è anche una caverna. Fare una casa qui è, nello stesso tempo, fantastico, ma pericoloso. Molto pericoloso. Nah. Andiamo in giro, andiamo a cercare un bel posto per fare la nostra casa. Dato che c'è un fiume, noi ne approfittiamo e ci prendiamo la barca. Adios, muchachos. Oddio. Ah. Devo abbassare la grafica. Allora, dobbiamo andare o verso il deserto. Ci sono tante cose belline. O di qua. Cosa c'è di qua? Shrek is love. Shrek is life. Ok, forse è meglio di no in quel caso. Non abbiamo paura noi, vero gallina di me? Vero che non abbiamo paura noi? Siamo coraggiosi! Sì! Non mi piacciono troppo le paludi. Solo che non è proprio un bel posto per fare una casa. Mucca, mi servono di più le pecore in questo momento. Perché ho bisogno di lana. Quante ce ne sono? Mi scusi, signora pecora. Non è mia intenzione usurpare delle sue... come dire... Questa non mi serve ammazzarla. Ma sì, la ammazziamo lo stesso. Ci facciamo anche una scorta di carne. So che non è bello da vedere, quindi lo censurerò. Il pet non mi può fare niente. Va bene, ora che abbiamo sterminato un po' di animali, possiamo andarcene in giro. No, questo posto non mi piace. Però neanche il deserto mi piaceva. Cosa è successo? Ah, una strega, no, che cazzo. Aiuto, aiuto. C'è una strega. Strega malefica. Un fungo. Che posto carino. Mi piace un sacco. Ci sono i funghi giganti. Adoro i funghi giganti. Per cominciare, direi che potremmo fare già un letto. Ce lo prepariamo. Ok. Addentriamoci in questa foresta. Oh. Wow. Bello questo posto. Oh, ma ciao, signor Polipo. Questo posto non è male. Però manca ancora qualcosa. Andiamo di qua. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa. Un bel posto dove fare la nostra casa. Aiuto. Perché succedono queste cose? Io non capisco. Proprio bello questo posto. Pieno di ghiaia. Eccola qui. Ti fa la selce, che è molto utile. Ne abbiamo quanti? Due. Andiamo in un altro po', solo che adesso non me la dà più. Oddio. Non ci sto capendo un accidente di niente. Ma cosa sta succedendo? Ma basta. E sono finito in un trip di acidi. Andiamo via. Per il piacere. Adesso cosa faccio io? Prima che arrivino gli zombie. I zombie? Dormo. Dai, fammi dormire, mannaggia. Mi sto caccando nel mutande, aiuto.
Perché queste cose? Fatemi dormire, per favore. Oh, finalmente. Bene ragazzi, ci risiamo con un'altra fantastica giornata. Ma vaffanculo. E dove ce ne andiamo adesso? Pesce. Slurp. Ho un'idea. E se facessimo una casa all'interno di una grotta? Che ne dite? Però non qui. Wow. Bello. Guardate un po' qui. Andiamo ancora un po' in giro. Bello questo posto. Se solo potessi togliere un po' di alberi. Se io facessi una cosa del genere. Tolgo questo albero qui. Ora mi vado a spiegare. Questa sarà l'entrata della nostra casa. Aspetta che tolgo un po' di erbacce. Questa sarà l'entrata della nostra casa. All'interno potremo andare di qua. E sbucheremo fuori qui. Che ne dite? Mi piace come idea. Facciamo così allora. Iniziamo a scavare. Utilizzando un letto. No, utilizzo il fungo perché bisogna usare il fungo, ragazzi, è molto importante. Però senza piccone mi sa che non faccio un bel niente. Ci faremo un bel piccone adesso. Non preoccupatevi. Come si costruiscono i piccioni? Aspetta. Andremo a collocare il nostro legno esattamente qui. In questo modo. E qua dentro ci faremo tutto il pavimento di legno. Questo granito non mi dispiace affatto. Potrei usare anche questo per fare il pavimento. Mi raccomando, la terra non con la pala ma col fungo, perché viene meglio. Adesso qua sopra devo andare a coprire perché sennò viene fare uno schifo. E poi mi serve fare un po' di torce perché sennò non vedo una sega. E poi magari anche un paio di porte da mettere qui. Adesso ci andiamo a fare il nostro bel piccone di pietra. Che farà schifo, però fa un po' meno schifo dell'altro. Ok, ok. Allora qui andiamo a collocare il nostro fantastico legno che abbiamo brutalmente prelevato da qui. Ok. Il soffitto lo facciamo sempre di legno. Perché sì. Ok. Ops. Andiamo a prendere altra legna. Dove l'andiamo a prendere? L'andiamo a prendere da qui perché questo fottuto albero è troppo grande. Cioè, per carità, belli gli alberi, però boh. Bene così. Quanto legno. Ci conviene cominciare a, come dire, prepararci la nostra casa. Tre porte, va bene. Quella in più, boh. Me la metto in giardino, cosa? Oddio, non si vede più niente. Perché il fungo fa luce? Aspettate un attimo, questa cosa non l'ho capita. Boh, vabbè. Aiuto, non vedo niente. Grazie fungo che ci sei tu. Dormiamo, per favore. Ecco, non è che sia molto sicura come sistema di chiusura, ecco. Però va bene così. Ok, ok. Che me ne pare? Carina, eh? Questo qui lo possiamo spostare dentro. Che siamo il letto in una posizione un po' più carina. Tipo così, che sembra che faccia da appoggia testa. E questa parte qui la andiamo tutta a chiudere. Che in realtà non serve che lo faccio grande chissà quanto. Posso anche farlo un po' più piccolo. Tipo così. Perché sennò mi consuma un tantissimo legno e al massimo lo ingrandiamo dopo. Il pavimento, ma sì, dai, lo facciamo in granito, dato che l'abbiamo preso prima. Non so se basterà, però un piccione da mammut. Qua sotto, ma sì, mettiamo qui. Beh, sì, sembra carino, dai. Non è male.
Perché se lo faccio. Cioè, adesso c'è questo muro che fa schifo, però se ci sarà tutto il percorso in legno sarà carino, secondo me. Però, ragazzi, senza torce sarà un po' difficile. E quindi mi spiace abbandonare questo fantastico posto, però devo andare a cercare un po' di carbone. Ciao ciao. Bene bene. Oh, ma guarda un po' tu cosa c'è qui. Una roba nera. E noi ce lo prendiamo tutto tutto. Sì, tutto mio. Il mio tesoro. Risata malvagia mode on. No, devo usare il fungo. Dov'è il fungo? Il fungo, per favore. Quante torce ci possiamo fare? Con 5? Ah, mi manca lì. Beh, vabbè. Peccato di averlo trovato così presto. Cioè, volevo farmi un po' di avventure, un po' di andare in giro, di schiare, insomma. Quanto pare sarà un gameplay molto tranquillo. Allora, di questi ne ho 8, quindi farò solo l'entrata e poi il resto farò con legno. Però sarebbe carino se qui ci fosse tipo un qualcosa per andare fuori. Così. No, però non qui. Qua, dove c'è l'acqua. Quindi per ora questo lo chiudiamo. Più avanti faremo questa cosa simpatica. Giusto per non stare completamente al buio. Che diavolo è stato? Ok, non lo voglio sapere. Però quando non giochi per un bel po', a volte la caga te la fa venire questo gioco del cavolo. Cosa sto facendo? Mettiamo una bella torcia, perché servono sempre. Qui. Oh, se no, aspettate un attimo. Ta-da! Fantastico. Qua sarebbe bello metterci qualcosa per cambiare. Magari qua ci metteremo un muro. Sì, dai, ho avuto un'idea. Dato che abbiamo una porta che ci è avanzata, questo è tipo l'ingresso. E qui ci mettiamo una porta. Oh no, fantastico. Però voglio dargli un tocco di classe, perché sono io e sono fissato con l'estetica. Mi spiego meglio. Tolgo questo. Ok, e ci vanno a mettere la scalinata. Che è più carino. Qua ci mettiamo una torcia. Ho sbagliato. E andiamo avanti. Sono diventato un minatore. L'altro canto si chiama Minecraft per un motivo. No. Non mi ero neanche accorto che si era fatta notte. Pensate un po' voi. Noi dobbiamo sbucare esattamente qui. Quindi a sto punto io cosa farei? Scaverei già di qua. Così quando troveremo il buco dall'altra parte, sapremo che siamo arrivati. Idea ingegnosa. Oh, ma guarda un po'. Adesso vieni fuori. Oh, eccoci qua. Guardate che bello. Mi raccomando, non dimenticatevi le basi, che va sempre usato il fungo. Sempre. Mi raccomando. È molto importante. Non è vero cosa sto dicendo. Poi questi lo fanno sul serio. Bene. Sì, guardate che bello il mio tunnel. In questo luogo possiamo trovare molti alberi. E quindi noi andiamo a prelevare un po' di alberame. Non so se si può dire, non credo. Mi serve quell'altro legno. Vedete questo qui? Per fare l'interno come l'avevo fatto dall'altra parte. Allora caviamo via questo. Non mi piace. Ma si sta facendo buio. Mi sa che
fatto una cazzata enorme. Però c'è tipo un varco per passare, tipo Fantabosco. No, prima di andare a dormire volevo sistemare questa cosa. Perché sì, eccolo qui. Ah! Bene ragazzi, siamo arrivati al nostro terzo giorno. Adesso finisco sta cosa, ammazzo sto stupido. Muori! E niente, vaffanculo! Ta-da! E qua ci farò un bel qualcosa, tipo... boh. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo gameplay. Probabilmente lo andrò avanti perché mi piace questa serie. Ciao Pulipu! E niente, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao! OMG.